Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo quarto episodio della rubrica dei topi di biblioteca. Vi ricordo che è stata ideata da Shanti Leaves e ci sono anche altri youtuber che collaborano appunto a questa rubrica. Quindi in descrizione trovate il video principale, che è appunto quello di Shanti, che verrà pubblicato domani. E sotto quello trovate il link a tutti gli youtuber che partecipano appunto alla rubrica. Questo episodio è dedicato al libro Io prima di te di Giorgio Moyes. Come al solito io comincio raccontandovi un pochino brevemente la trama, ovviamente senza fare spoiler. Il libro si apre ambientato nel 2007 e ci racconta l'episodio dell'incidente del nostro protagonista maschile, che è Will Traynor. Nel capitolo seguente invece ci spostiamo avanti di 2 anni, quindi ci troviamo nel 2009 e veniamo catapultati nella vita di Luisa Clark. E la sua vita, diciamo così, ordinaria, fatta da famiglia e lavoro, è stata appena sconvolta dal licenziamento. Infatti, lei faceva la cameriera in un bar, ma il titolare ha deciso di chiudere questo bar, quindi la sua vita è stata sconvolta, deve rimettersi in gioco. Anche perché la sua famiglia, composta appunto dai genitori, il nonno, la sorella e il figlio della sorella, dipendono principalmente dal suo stipendio per vivere, quindi deve assolutamente trovare un lavoro in fretta. Lei cerca appunto diversi lavori, per cui non è assolutamente adatta. In particolare mi è rimasto molto impresso quello nel macello di polli. E alla fine riesce a trovare, viene assunta come assistente per un disabile, che poi scopriremo che è appunto Will Traynor. Inizialmente i due assolutamente non si sopportano. Luisa è impacciata, non sa come appunto comportarsi con Will, che è un tetraplegico, mentre Will è molto distante, molto chiuso in se stesso, non vuole avere a che fare con nessuno. Un pochino alla volta però riescono a scoprirsi, si avvicinano, trovano un modo per interagire e alla fine la vita di entrambi viene sconvolta, diciamo così, dall'altra persona. Non mi dilungo troppo appunto per non fare spoiler, ma come avrete capito il libro è un pochino, diciamo, pesante perché tratta di temi difficili come appunto la disabilità. È anche un tema molto molto attuale, che è quello dell'eutanasia, ma lo fa un pochino in maniera leggera, tra virgolette, diciamo con grande sensibilità. Sì, in maniera leggera, ma facendoci appunto capire e entrare nella situazione. Ci fa quasi immedesimare in Will e nelle sue scelte. In particolare il finale non è assolutamente scontato e io per prima, poi mi farete sapere se anche voi avete avuto la stessa sensazione. Ho sperato fino all'ultimo che andasse a finire in maniera diversa rispetto a quello che è. Quindi fatemi sapere in un commento se anche voi avete avuto la mia stessa sensazione. Tutti i personaggi nel libro io li ho trovati molto sviluppati, quindi molto caratterizzati. Questo vale sia per i protagonisti, quindi Will e Luisa, sia per i personaggi secondari, quindi le famiglie, la famiglia di Will, la famiglia di Luisa e anche il ragazzo di Luisa, che è abbastanza presente nel libro. La scrittura è scorrevole, il ritmo è quello giusto per rendere appunto la lettura molto piacevole per questo libro. Da poco è uscito anche il film tratto da questo libro. Io non sono la persona adatta forse per fare recensioni di film, visto che non ne guardo tantissimi. Questo appunto, dovendo fare la recensione del libro, l'ho guardato. Mi è piaciuto perché comunque sia rimane molto fedele al libro. Molti degli episodi ovviamente sono stati tagliati, ma succede un pochino con tutte i film che vengono presi dai libri. Una cosa che non mi è piaciuta è stato il fatto che è molto incentrato sulla storia che nasce tra i due protagonisti, mentre i personaggi secondari vengono lasciati in secondo piano, non vengono caratterizzati, sembrano quasi delle comparse, diciamo così.
poi non so se sono solo io che ho avuto questa sensazione, chi ha visto il film e ha anche letto il libro potrà farmelo sapere ovviamente. Sarò ben felice di ricevere i vostri feedback. Tornando al libro, vi lascio con il mio voto, che è un 9 su 10, è il più alto da quando è cominciata questa rubrica. Mi è ovviamente molto piaciuto, l'ho finito abbastanza anche velocemente. E vi lascio anche con una frase che mi ha colpito molto nel libro. Si può aiutare veramente solo chi vuole essere aiutato. Detto questo, io vi saluto, vi do l'arrivederci al prossimo video. Vi ricordo che potete lasciare un like se il video vi è piaciuto, potete lasciare un commento con il vostro feedback, potete anche condividere il video se volete appunto far conoscere questo libro e anche il film ad altre persone. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, quindi potete seguirmi nelle mie avventure. Il prossimo appuntamento con la rubrica è tra 2 mesi, presumo. Appunto, sto aspettando il video di Shanti. Vi lascio in descrizione quindi il prossimo libro da leggere. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!